filo proprio. Esatto. Allora, dunque, intanto per me la storia non è iniziata 3 anni fa, ma 1 anno e mezzo fa, mi sembra, quando Andrea mi ha chiamato dicendo, proponendomi di sostenere l'associazione Porto Nuovo per Tutti e mi ha raccontato il progetto che c'era sull'edificio degli ex mutilati. Non ho avuto nessun dubbio, nel senso non ho avuto nessuna resistenza a partecipare, perché mi fa piacere se la mia presenza può essere di sostegno, e spero che lo sarà, perché mi sembra chiaro che non ci sono dubbi sulla validità, sulla bontà, sulla necessità di questo progetto. Non riesco a vedere, sinceramente non riesco a immaginare un'altra cosa più utile, più nobile, più interessante, più civile, più di sviluppo, più contemporaneo anche. Di fare di questo edificio qualcosa che riguardi il bene comune, insomma mi sembra proprio una cosa che neanche ci sarebbe da discutere, purtroppo invece c'è da discuterne, quindi nel senso che poi dalla progettazione alla realtà c'è un passaggio, non deve essere troppo lungo questo passaggio perché poi le vite passano, la vita passa, il tempo va avanti, cioè non è possibile, cioè, gli anni sono questi, perché in questi anni non si può. Un ragazzo di 15 anni che viene dalla Francia e vuole fare educazione ambientale non può godere di quel luogo perché bisogna aspettare 10 anni. Abbiamo messo 50 anni per aprire il teatro, perché questi tempi devono essere sempre così lunghi? È chiaro che c'è un tempo che è lungo perché dal passaggio dalla fantasia alla realtà c'è un tempo, ma ho l'impressione che una spinta in avanti, una spinta di necessità, una spinta anche di fierezza della città. Potrebbe portare a realizzarlo in tempi brevi. Non lo so, io ho sempre vissuto ad Ancona fino a pochi anni fa e per quello che riguarda la mia esperienza, credo che Ancona sia una città abbastanza resistente, abbastanza difficile, diciamo. Nello stesso tempo le idee non sono mai mancate. Le idee vengono spesso da associazioni che hanno portato tantissima linfa vitale alla città, di cui io stesso ho usufruito, ne potrei elencare tante. Quindi, visto che le idee ci sono, no? La fonte c'è, perché dobbiamo ostruire proprio il canale che ora si tratta di mettere in relazione, da quello che ho capito, comune, regione, cioè ci sono dei passaggi, però io quello che dico è che non credo che capiti in molti luoghi d'Italia, un posto come Porto Novo, come il Conero, in cui c'è una chiesetta come quella di cui parlavamo prima, che è di una bellezza commovente e dove ci potrebbe essere un luogo adibito appunto a educazione ambientale. Io me lo sono immaginato, cioè io ho fatto una fantasia nella mia testa e mi sono immaginata questo posto, no? Dove circuitano energie che vengono da fuori, giovani che vengono a fare, io l'avevo capito tipo un ostello anche dove c'è educazione ambientale, laboratori, attività diciamo, se ne vogliamo definire con una sola parola, socioculturale, no? Non lo so, non vedo proprio perché aspettare, ecco, non lo vedo questo. Quindi penso che sia un progetto coraggioso perché è chiaro che idealmente può convenire l'idea di dire ci faccio qualcos'altro che frutti, eccetera, ma credo che sia un obbligo da parte di un obbligo civile quello di pensare al bene comune, quindi questo sarebbe un posto veramente stupendo dove farlo. E poi, non lo so, l'idea di dire progettazione partecipata, no? La progettazione partecipata sono 2 parole che portano a catena tutta una serie di effetti positivi, cioè tutta una serie di forze. Progettare vuol dire immaginare ma anche realizzare, cioè non è soltanto un pensiero, no? Progettare contempla sia la fantasia che il futuro che nello stesso tempo una realtà. Partecipare mi sembra che sia una cosa necessaria perché sennò appunto ci assopiamo, come dicevi prima, nel senso che non c'è niente che ti entusiasma di più di fare una cosa a cui hai partecipato, quindi insomma lo sostengo, mi pare chiaro, non ci sono dubbi. E poi perché mi fido delle persone, c'è anche questo da dire, mi fido delle persone che mi hanno proposto di sostenerlo, cioè persone che conosco, Andrea e Riccardo, c'è anche questa cosa qua che diciamo mi porta a, quindi mi raccomando, non mollate, non mollate. Ecco questo.